Sono veramente contento di essere qua oggi ad Arezzo. Peppe è stato come al solito un gran signore, una location che non ha visto, veramente bella, bella, bella. Tanti complimenti a lui e sono veramente felice di essere qua. Il Natale Amaranto fa rima con Beppe Angiolini Sugar, che ancora una volta con grande generosità ha voluto ospitare l'intera famiglia Amaranto. Un aperitivo e una cena per scambiarsi gli auguri. Sì, è stata una combinazione, diciamo così, bella, naturale, spontanea. Sempre mettere insieme lo sport e la moda, no? Quindi cercare di dare a questa città un messaggio, diciamo così, di unione. Io sono sempre per le cose fatte, per me è importante comunque sia in ogni situazione, in ogni luogo, che le energie si uniscano affinché vengano delle cose positive, con semplicità, con molta armonia, con molta sincerità. Questa è la cosa bella, Natale è anche questo, no? Quindi dico, pensare ai giocatori dell'Arezzo, tanti tifosi, nel mio negozio, diciamo così, che è un negozio di moda, con tanti giovani che vengono, insomma, unire le forze è sempre un argomento per me interessante e perlomeno vincente. E non è mancata l'occasione per fare due chiacchiere anche con il presidente dell'Arezzo, Giorgio Lacava, a cominciare dalla possibilità che rientri la protesta della Lega Pro e che quindi si giochi nel prossimo weekend. Forse si gioca, da Roma mi dicono che forse si gioca, della defiscalizzazione sulla Lega Pro se ne parla da tanti anni, sarebbe una cosa importante perché chi più di me sa che questa è una Lega impossibile dove tu hai... non hai c'hai solo uscite e quindi questo devi cercare di tamponare qualcosa perché sennò è una lega impossibile. Io non ero preoccupato perché quando ti mancano per infortunio 9 giocatori tutti insieme neanche la Juve era preoccupata se fosse successo, quindi io sono sempre stato tranquillo, ho sempre creduto a spada tratta sul mister e sul gruppo che abbiamo. Il gruppo si sta consolidando proprio come l'anno scorso, ogni giorno di più, e quindi sono molto soddisfatto. Più che fortuna, veramente, per episodi strani che sono successi, anche degli errori arbitrali grossi. Io mi ricordo sempre, mi sembra con la Pergolettese, proprio un rigore non dato clamoroso, e quindi diciamo, però questo fa parte del calcio. A volte adesso pareggiamo spesso al 90esimo e l'anno scorso ci pareggiavano al 90esimo. Ogni anno è diverso in tutto, però sono soddisfatto perché mi sembra che anche quest'anno c'è una squadra che fa divertire, e quello nel calcio è la cosa più importante. E auguri veramente di un buon Natale e felice anno nuovo, e spero di vedervi sempre di più allo stadio.